Ciao a tutti! Oggi parliamo di libri e per l'occasione vi parlerò brevemente di un libro che ho letto di recente che proviene da un autore di cui mi ero innamorato a livello fulmineo dopo averlo scoperto con una lettura in particolare. E come spesso succede, quando rimango per qualche motivo colpito da un libro di un autore che non avevo ancora esplorato, mi fiondo immediatamente a leggerne un altro dello stesso autore. Devo dire che in questo caso la magia non si è ripetuta, ma questo non significa che non leggerò altro di questo scrittore, perché se mi ha stregato una volta, non vedo perché non debbano esserci altri libri nel suo repertorio che possano colpirmi. Diciamo che il secondo step è stato un po' più debole, ma allo stesso tempo ho riconosciuto alcuni fattori che mi lasciano intendere come posso trovare qualcos'altro nel suo catalogo, magari tra un po', magari non immediatamente, ma in ogni caso I can try again, come si dice. Ecco, oggi vi parlerò appunto di questo libro che ho letto, ovvero La scuola. È un romanzo di Herman Koch. Herman Koch è un autore olandese che, come vi avevo raccontato nella recensione apposita, mi aveva estremamente colpito con La cena, che è anche il suo titolo più celebre. Un libro che partiva da uno spunto molto interessante e secondo me ben sviluppato, soprattutto perché riusciva a trasmettere delle atmosfere tipiche del cinema di Michel Haneke, che è uno dei miei registi preferiti in assoluto. Uno spunto che comunque dava l'idea di un thriller glaciale, psicologico, che si dipana, diciamo, all'interno di un tavolo in un ristorante di lusso durante una cena dove ne succederanno di tutti i colori, sostanzialmente. Ma in quel video, mentre la lavastoviglie mi annuncia che tra poco dovrò svuotarla, in quel video vi raccontavo un po' che ne pensavo. E in ogni caso, nonostante fosse un libro molto divisivo, perché ho letto recensioni sia positive che molto negative a riguardo, un libro che ha spaccato in due lettori, e non solo dal punto di vista di pubblico, ma anche di critica, è un libro che a me ha colpito molto, mi è piaciuto. Mi è piaciuto soprattutto anche perché non ho saputo immedesimarmi nel protagonista, ma anzi, l'autore, con un certo cinismo bello ficcante, è riuscito completamente a smontarmelo e a farmelo vedere sotto una luce diversa. E questo tipo di libri un po' più scomodi a me piacciono particolarmente, e proprio nella capacità di scrivere una storia anche continuamente mutando il punto di vista che il lettore ha nei confronti dei personaggi che sta leggendo, ho voluto intraprendere un altro passo, e il secondo passo era La scuola. Ho scelto questo libro proprio perché mi interessava, trovavo interessante il fatto che Koch probabilmente, con l'intento già presente in La cena e quanto pare anche abbastanza determinante all'interno della sua letteratura, di scardinare, diciamo, il perbenismo, comunque porre una satira feroce soprattutto sulle classi più alte borghesi, un po' alla Haneke appunto, abbia scelto in questo caso l'ambiente scolastico. A me interessava molto questo aspetto, per scoprire successivamente, solamente a lettura ultimata, che questo libro in realtà, se non ho capito male, è proprio l'esordio dell'autore, quindi un libro probabilmente ancora acerbo rispetto a La cena, che proviene appunto da metà anni 2000. Questo invece è stato pubblicato negli anni 80. E il problema per me è stato proprio averlo letto dopo il libro precedente, ma ci andiamo con ordine. La scuola è un romanzo molto breve che si sofferma su un personaggio in particolare, uno studente di questo prestigioso liceo, un liceo che si chiama Montanelli in riferimento a una storpiatura di Montessori, perché diciamo che la cosa che era intrigante era come questo romanzo, già che degli anni 80 fa abbastanza riflettere, adesso che c'è il boom delle scuole Montessori, non so quanto fossero così tanto sviluppate negli anni 80, adesso ok, il metodo è abbastanza radicato, anche abbastanza di moda, negli anni 80 magari erano poche le scuole che adottavano questo tipo di metodo, che all'interno della finzione narrativa si chiama metodo Montanelli. Questo metodo viene applicato a livello di istruzione proprio in questa scuola, che in realtà è una scuola, è un complesso privato, dove
dove ti inserisci sin dall'asilo ed esci al liceo, e ci sono diverse scuole di questo tipo. È una scuola però estremamente prestigiosa e danarosa, infatti è collocata in un quartiere di Amsterdam estremamente altolocato, sembra quasi un micromondo completamente ignaro dalla vita reale, dove vive un'elite esclusiva, dove tutti sono ricchi, le signore sono impellicciate da capo a piedi e il loro pensiero primario è dove prenotare per Courmayeur, ok? Siamo un po' a quel livello lì, e dove appunto conta tanto il prestigio della scuola rispetto che altri fattori, altre cose. Ma questa ricchezza altolocata si unisce anche con delle contraddizioni. Da una parte questo iper attaccamento, da una parte al nome, al prestigio, al consumismo, al denaro e allo sfoggio di status symbol, si accompagna con un pensiero in realtà molto spesso superficiale e non veramente sentito di fratellanza, di bontà, di altruismo, però in un tono in cui molto spesso le persone nella società che descrive Koch si mantengono su un piano più alto di superiorità e guardano magari meno fortunati per diversi motivi, sia economici che sociali o anche a livello proprio di salute, come delle piccole cose da salvare. Il fatto che con questo quest'indole che li fa sentire più superiori apportano una filantropia che però non è veramente sincera, ma ha a che fare con l'immagine e ha a che fare anche con un finto sentirsi bene, quasi fare filantropia perché è cool, è da brave persone, è da persone che sfruttano parte delle loro ricchezze per fare del bene a delle povere creature sfortunate. Ecco, è un po' l'incipit o comunque il mood che vuole mettere in scena l'autore, quindi non di certo una filantropia sentita, ma una filantropia molto spesso ipocrita o comunque con un ritorno in cambio. E per presentare il tema, diciamo che all'autore piace anche usare degli escamotage scomodi, ma senza entrare necessariamente in scenari eccessivamente torbidi come aveva fatto in La Cena, dove tematiche del genere, proprio sull'ipocrisia della borghesia e anche proprio sull'assenza di valori, era predominante. Questi temi erano predominanti all'interno di quel romanzo, li ritrovo anche qua, assolutamente, attraverso la vita normale di un ragazzo appunto di buona famiglia con i suoi problemi, comunque, che descrive all'interno del romanzo, anche di carattere familiare, tra cui un lutto, e la sua condotta non sempre di alto livello, ma comunque inserito in questo microcosmo, e noi scopriamo un po' l'ambiente scolastico che lui odia sostanzialmente tramite appunto il suo racconto. E ancora una volta Koch in un certo senso obbliga il lettore a porre il proprio sguardo attraverso un personaggio non apprezzabile, anzi direi estremamente sgradevole, ovvero un ragazzo di 15 anni che ha uno sguardo completamente nero sul mondo. Lui odia tutti, odia il sistema scolastico, odia gli adulti, è completamente, ogni relazione che intreccia all'interno di questo libro è estremamente fasulla o quantomeno priva di fondamenti reali, solidi, di valori o di veri sentimenti. Ma allo stesso tempo quello che mi è piaciuto, il rischio, questo è un pregio del libro, il rischio era che Koch mettesse in testa a un ragazzino di 15 anni un tipo di filosofia o di pensiero da tardo cinquantenne, ok? Che è un po' che nel costruire un personaggio così giovane e allo stesso tempo così tanto cinico era secondo me un rischio, così tanto misantropo era un rischio. Quello che mi è piaciuto è che comunque Koch
è riuscito a dare questo carattere al personaggio, mantenendo però, secondo me, una credibilità riguardo alla sua adolescenza. Cioè, è credibile che sia un ragazzo di 15 anni quello che sta parlando. Parecchio stronzo, ma credibile, ok? Non è tipo quel tipo di misantropia intellettuale da posa, ecco. È una rabbia giovanile. Che viene anche, si può leggere attraverso il testo come si possa essere sviluppata, quindi c'è, diciamo, una capacità da parte dell'autore di dettare comunque un profilo psicologico interessante. Ma diciamo che oltre alla vita quotidiana di questo ragazzo si inserisce una tragedia che sin da subito viene suggerita sin dall'inizio del libro e dove noi scopriremo alla fine che cosa è successo. Senza svelarvi troppo, vi dico solamente che è abbastanza chiaro che qualcosa di brutto sia successo a un ragazzo della scuola, uno studente molto particolare che all'interno del libro si suggerisce che abbia delle difficoltà di apprendimento. Il protagonista ne parla di questo ragazzo con degli epiteti poco gratificanti, però è un ragazzino con disturbi dell'apprendimento sostanzialmente, un po' che magari si fatica ad ambientarsi in quel contesto scolastico perché ha delle problematiche di carattere psicologico e perché appunto fa fatica a relazionarsi con gli altri. È un ragazzino che viene costantemente isolato, ad esempio dagli altri coetanei, e che nello sguardo del protagonista, che probabilmente è uno specchio di quello che pensano gli adulti, è un'anomalia. Questo studente è un'anomalia che è stato accolto, è stato accettato in questa scuola iper prestigiosa proprio come dimostrazione di una fasulla filantropia, sostanzialmente. E noi sappiamo quasi subito che questo ragazzino, purtroppo isolato e purtroppo trattato con sufficienza, è successo qualcosa di brutto, che viene suggerito e pian piano, un po' come succedeva nella cena, cerchiamo di mettere insieme un po' tutti i pezzi. Allora, detto ciò, se devo trovarci, a parte la caratterizzazione psicologica, se devo trovarci un pregio è sicuramente la concisione, nel senso che è un libro estremamente conciso, secondo me termina esattamente dove deve terminare, quando ha esaurito i temi che vuole affrontare e quello che vuole raccontare, quindi è perfettamente misurato a livello di mole, non si perde in lungaggini inutili, per esempio, ma dice quello che deve dire con il ritmo che deve usare, in modo molto equilibrato, come la cena. Quindi dal punto di vista di scrittura, secondo me, Herman Koch sin dagli esordi mostrava come una penna veramente intelligente. Dall'altro lato, quello che non mi è piaciuto di questo libro è che l'ho trovato molto più sciapo. E mi spiace fare una comparazione, perché questo era un esordio, quindi era banalmente preparatorio. Ma la cena, nonostante sia arrivato 20 anni dopo rispetto alla scuola, è sostanzialmente un romanzo che segue quasi gli stessi temi e segue quasi lo stesso schema, ma in modo molto più riuscito e raffinato. In alcune parti questo libro mi ha ricordato quasi una previsione o comunque un'anticipazione della Settimana Bianca di Carrère, ma allo stesso tempo la Settimana Bianca di Carrère è nettamente superiore. È un libro che ha delle idee geniali, interessanti, molto lucido, uno sguardo molto lucido sul mondo, ma allo stesso tempo, secondo me, non ha ancora trovato il pieno potenziale per poterle sviluppare appieno. E nonostante il libro sia conciso e racconti quello che deve raccontare in modo misurato, non arriva veramente mai al punto di graffiare o di colpire il lettore in modo veramente incisivo. Probabilmente perché romanzi di questo genere ne ho già letti. Banalmente lo stesso autore, secondo me, La cena compie il suo dovere in modo molto più efficace. La Settimana Bianca di Carrère, per quanto viaggiasse su altri territori, a me l'ha ricordato ogni tanto, questo libro, è nettamente superiore a livello di romanzo, di composizione, anche di profondità. È un libro che, secondo me,
aveva lo scopo di annunciare un autore che mi ha abbastanza spiazzato. 20 anni dopo ritorna sullo stesso canovaccio, presentato in modo diverso, o comunque con le stesse modalità, in una forma però in questo caso più grezza, e in alcuni casi con più di un punto di domanda da parte del lettore che si chiede dove veramente voglia andare a parare a una certa, nel senso che probabilmente non chiude, nonostante duri il giusto, non chiude forse in modo molto preciso i temi che voleva affrontare. Non dico la storia, perché una storia può essere anche sospesa, ma i temi che voleva affrontare sì. Quindi diciamo che come responso è un libro interessante, che preannuncia un autore interessante, che tuttavia ha affrontato queste tematiche in modo più interessante. Quindi, se lo doveste leggere, potrebbe anche piacervi come lettura, nel senso che è un libro comunque di valore, non è un libro trash, ma secondo me, rispetto anche solo all'altro libro dell'autore che ho letto, ne esce piuttosto sbiadito. Questo è il mio pensiero sulla scuola di Hermann Koch. Fatemi sapere se l'avete letto anche voi, se non l'avete letto, se vi è piaciuto o non vi è piaciuto. In ogni caso, consigliatemi qualche titolo di Hermann Koch che pensate possa essere d'impatto, comunque piacermi tanto, perché vorrei esplorare un po' di più questo autore. Aspettando vostre, vi mando un bacione, vi aspetto al prossimo video e ciao ciao!